Siamo ritornati in diretta, signore e signori, con la Periscope. Mi dicono che funziona, Allora, siamo live, è il primo Periscope letterario della storia. Abbiate pietà di noi. Noi siamo delle semplici persone, degli esseri umani che hanno voglia di stare insieme anche in questo momento di difficoltà. Allora, se siete qui che ci state guardando, vuol dire che avete capito un po' cosa stiamo facendo questa sera, quindi non ve lo spiego di nuovo, ma vi presento i nostri ospiti. Luci, per cortesia, grazie, subito, luce, ok, eccola. Allora, abbiamo la guest star della serata, l'ospite gradito, nonché mio amico praticamente da sempre, compaesano, Matteo Barbieri. Lo vedete nello schermo in alto. Ciao. A sinistra. E lui è un lettore, io azzarderei anche poeta. E basta, non mi dilungo, però volevo parlarvi di un suo progetto che si chiama Dice il Serpente. Lui porta la poesia in giro per tutta Italia. In questi giorni, se lo contattate al telefono, il suo numero di telefono, vi racconterà una poesia. I dettagli sono sulla sua pagina Facebook, Dice il Serpente. Poi abbiamo in basso a sinistra Marco D'Alba, veneziano nel mondo. Ciao Marco. In basso a destra Maddalena Gambato, laureanda. Ciao Maddalena, da Mestre. In alto a destra Pietro Faggioni, grafico. Nel pallino piccolo, che adesso ingrandiamo e lo mettiamo in basso a sinistra, Gianluca Baldan, velista. Ciao. Giramondo. Ciao. E questi sono i nostri ospiti di questa sera. Allora, abbiamo pensato di dare un tema alla Periscope di questa sera, un tema letterario, e il nostro format, diciamo così, è quello di presentare il nostro libro preferito o un libro che ci è piaciuto nell'arco di un minuto. Allora, se non ci sono altre domande, se la live su Twitch funziona, per chi non sapesse che cos'è Twitch, è un servizio di video in streaming. Guardate quante persone ci stanno seguendo! Ciao, ci chiedono i saluti in diretta. Salutiamo chi ci sta seguendo: Mirko, Biondition, Stelfon. C'è un ragazzo che ha solo un numero di telefono e penso sia Carlo Cerchi Re. Abbiamo Snork 88, Trubellini Online. Ci stanno salutando. Bellissima questa cosa. Dai, vedo che sta funzionando tutto. Allora, vabbè, lascerei cominciare Matteo, che ci parla del suo libro preferito. A Matteo concederei un po' più di un minuto, visto che sei tu il primo, visto che ci dobbiamo ancora capire. Ok, a te la parola. Grazie. Allora, innanzitutto grazie a voi che siete qua. Facciamo un brindisi, salute. Se avete un bicchiere, ecco. Sì, e viva alla vostra. Grazie per essere qua. Io lo sostengo da un po', e oggi mai è vero, la parola è guarigione, lo è in condizioni di normalità e lo è straordinariamente, purtroppo, in condizioni di pandemia globale come in questo caso. Quindi teniamoci aggrappati alle parole. Le parole sono sempre meravigliose. E raccontiamoci le storie, raccontiamoci le parole. Ogni parola è un gesto d'amore e qua siamo qua per dimostrarlo. Non mi dilungo ulteriormente, vado subito a parlarvi del libro che ho scelto per questa serata. Io, tra le altre cose, sono un libraio, quindi con i libri ci campo, perché i librai non vivono sereni, non si arricchiscono, ma ci campano i libri. E questo libro è entrato prepotentemente al primo posto, direi, nella classifica dei miei libri preferiti. Eccolo qui, si chiama L'estate che sciolse ogni cosa. Voi lo vedete adesso storto, ma fidatevi. Si vede bene. Eccolo qua. Si vede di bene. Tiffany McDaniel, edito
edito in Italia per Atlantide Edizioni, è una casa editrice relativamente giovane che io vi consiglio di seguire perché ha un catalogo incredibile. I libri vengono fatti e timbrati a mano uno per uno, 999 per l'edizione, questo che ho preso io non è il mio personale, ma è il 720 della sua edizione, non ricordo di quale. Allora, penso sia della settima o dell'ottava, adesso ho il dubbio, comunque non è quello importante. Tiffany McDaniel è una di quelle persone che io vi consiglio di andare a cercare su Google, cercate Tiffany McDaniel, la vedete in faccia e capite che questa donna ha qualcosa da dire. Originaria dell'Ohio, classe 1985, diversi libri scritti in Italia, pubblicati tre romanzi e un libro di poesie eccezionale. Tra l'altro l'ultimo romanzo sul lato selvaggio pubblicato recentemente, parliamo di qualche giorno. Io però per l'appunto vi voglio parlare dell'Estate che sciolse ogni cosa, che è il primo romanzo che è stato pubblicato in Italia, coraggiosamente dalla casa editrice, da Atlantide Edizioni. Si tratta di un romanzo che fondamentalmente ha di tutto dentro, è trasversale. È un po' romanzo di formazione, è un po' romanzo fantastico. Ricorda in un qualche modo per tematiche, se volete, Bulgakov con il maestro e Margherita, perché al centro della vicenda c'è l'arrivo del diavolo in questa piccola cittadina dell'Ohio, una cittadina immaginaria che l'autrice peraltro riprende in altri suoi romanzi. Per l'appunto l'arrivo del diavolo che fondamentalmente stravolge un pochino la vita di questa piccola città. Detto così, può sembrare un romanzo come tutti gli altri. In realtà si tratta di un romanzo estremamente denso, con un linguaggio straordinario, è veramente straordinario. Io difficilmente ho trovato in un romanzo una ricchezza di linguaggio e di contenuti tale. E considerata anche la relativa giovane età dell'autrice, credo che sia decisamente una nota di merito, scusate. È un libro per il quale io sono impazzito, io difficilmente impazzisco per un libro, tanto più che ho iniziato a fare proseliti, a consigliarlo, a suggerirlo a tutte le persone che mi capitavano sotto tiro. E questa sera lo suggerisco caldamente anche a voi, perché ci sono certi romanzi che fanno la differenza. Certe parole nella nostra vita entrano e vanno a fare struttura. E in questo caso, vi assicuro, lo leggete e ne uscite cambiati. L'estate che sciolse ogni cosa, Tiffany Bello, McDaniel. Compratelo e fatevi un piacere. bello, grazie Matteo, grazie di questa bellissima presentazione. Io ti volevo fare una domanda. E visto che sei tu, allora l'hai spiegato in parte con quest'ultima frase, ma io ti volevo chiedere semplicemente perché è il tuo libro preferito? Allora, come molti romanzi che io ho amato, ti inganna un pochino. Nel senso che ti parla di una cosa e in realtà ne va a solleticare un'altra. Questo libro in particolare, trovo che più di molti altri abbia qualcosa. Non sei tu che leggi il libro, è lui che legge te. Mamma È mia, fondamentalmente potentissimo. è questo il punto, è questo il punto. E io credo che sia una sorta di specchio, quantomeno per me è stato per molti versi uno specchio, quindi è per questo che io sento che è veramente un libro che dovrebbe essere letto da tutti. Bellissimo. Allora, intanto, grazie davvero tanto per questa descrizione. E volevo spiegare a chi ci guarda su Twitch, ma lo sapete già che siamo su Twitch.
Allora, io nel frattempo, finché noi siamo qui in chat su Skype, sto trasmettendo tutto quello che ci diciamo su quest'altro sito dove ci sono già parecchie persone che ci stanno guardando. Tu che guarderai questo video un domani lo vedrai su Twitch oppure su YouTube, ma probabilmente su Twitch. E come vedi a destra c'è un elenco di domande e ci sono delle persone che ci seguono che si stanno facendo le domande anche su questo libro. Allora, chiedo a Matteo di ripetere il titolo perché vorrei scriverlo per i ragazzi di Twitch. Allora, lo stavo scrivendo anch'io, sai, puoi scriverlo tu, vai, vai. Lo stavi scrivendo su Twitch, Allora, Pietro? è l'estate che sciolse ogni cosa di Tiffany McDaniel. In Italia è edito da Atlantide Edizioni. Non lo trovate in tutte le librerie, ve lo dico già, perché Atlantide Edizioni è una casa editrice che si fa un po' fatica a trovare, perché è una distribuzione molto mirata. Nel caso mi contattate sulla mia pagina Facebook che dice Il Serpente, Libraio Errante, e vi dico io dove andarlo a cercare, senza Ok, alcun problema. grazie. Spettacolo. Un altro commento che ci arriva da Twitch, lo leggo, dico una cosa banale, ma è bello vedere la passione di Matteo per la letteratura. Direi che io sono pienamente Grazie. d'accordo. Allora, passiamo al secondo libro, è il turno di Marco D'Alba. Vai Marco, a te, diciamo che hai un minuto teorico. Cerco di essere velocissimo. Allora parto dal titolo, eccolo qua. Venezia un pesce, Tiziano Scarpa, Edizioni Feltrinelli. Allora, nel mio caro ufficio a Verona ho una planimetria di Venezia, sempre lì grandissima, che troneggia e mi ricorda le mie origini. A un certo momento, l'altro giorno entra una mia collega, stavamo pensando, meditando, guarda il soffitto, guarda coso, e voilà, guarda Venezia e dice: però Venezia è un pesce. Allora, da questa affermazione, che costituisce anche il titolo di questo libro, mi sono ricordato di avere questo libro nella mia libreria. E oggi, tramite Francesco, eccomi qua, in qualche modo a pensare a un libro, quale presento, cosa racconto, eccolo qua, la soluzione alla quesito. È un libro molto semplice, molto veloce, che io ho letto parecchio tempo fa e che per l'occasione mi sono un attimo riscorso prima di questo collegamento. È una breve passeggiata fisico-emotiva, descrive un po' Venezia attraverso vari sensi, vari arti. Lo descrive attraverso i piedi, attraverso le mani, attraverso le gambe, attraverso il cuore, attraverso gli occhi, attraverso il naso, cioè attraverso i sensi. Insomma, è un'esperienza veloce, sensoriale, e che racconta questa città che ovviamente io amo tremendamente e che amo ancora di più da quando viaggio tantissimo per lavoro. Ne ripercorre praticamente qualsiasi cosa, le mani per esempio, vediamo l'esperienza tattile sulle balaustre dei ponti che sono levigate dallo strofinio, insomma, delle mani sui marmi, lo si vede toccando i legni delle porte, come si dice, gli intonaci delle calli. Questo adesso è difficile stare dentro i tempi e raccontarvi insomma le mie impressioni su questa cosa, però è stato molto simpatico ripercorrerlo, perché anche per esempio la voce cuore, per esempio, parla del modo in cui i veneziani, noi veneziani, siamo cresciuti senza avere, come dire, le macchine o comunque posti dove in qualche modo appartarsi, eccetera. Venezia offre così tanti anfratti, così tante nascondigli, ma anche, come posso dire, una certa dinamica e dinamismo per improvvisarsi anche nel caso si venisse scoperti, insomma, come qua vengono raccontati alcuni aneddoti di amanti che si appartano e poi dei turisti si avvicinano chiedendogli un'informazione e loro tranquillamente si abbracciano più forte per non scoprire le nudità, danno l'informazione più precisa possibile in modo tale che i turisti non Non torno. ripassino a chiedergli altro e li disturbino, e poi quando i turisti vanno riprendono le loro attività.
Bello. Ma poi anche lo spirito della Venezia, che ha sotto di sé una foresta di alberi, piuttosto che appunto questa forma di cui il ponte cosiddetto della libertà costituisce paradossalmente un cino e lenza che cattura questa Venezia e la collega a un qualche pescatore che potrebbe considerarsi nell'entroterra. Bello. E poi le gambe, dell'equilibrio di chi deve stare in barca, in una gondola, in un vaporetto, ne sente le vibrazioni, i piedi che si attaccano ai gradini e così via. Io non credo di potermi dilungare oltre, però è veramente un libro velocissimo, ma che descrive un po' dà un po' di spunti a chi non la conosce questa città, o a chi la conosce, insomma, credo che ricordi sensorialmente, come dire, il perché sì. La si ama così tanto. Marco, ti faccio una domanda un po' marzulliana. Venezia è un pesce, da leggere la lettura di questo libro come fine o come mezzo? Beh, ti potrei rispondere ingegneristicamente, cioè dipende. Cioè, nel senso, la mia domanda poteva significare, ok, tu lo leggi e poi alla fine ti spiega come visitare Venezia e quindi leggere alla ricerca di un fine, di uno scopo, oppure è bello da leggere così anche se a Venezia magari non ci sei mai stato e non ci andrai mai, per dire. Io direi la seconda che hai detto, sempre usando una citazione illustre. Citazione, anche perché appunto l'autore la considera una breve passeggiata fisico-emotiva, quindi insomma... poi di questi tempi, essendo rinchiusi e visto che non si può passeggiare, perché non concedersi una passeggiata fisico-emotiva, ecco, questo è vero, bello. Un po' il messaggio bello. In questi giorni potremmo rileggerlo, io l'ho letto tanti anni fa, potrei rileggerlo tanto per immaginare un po' Venezia, visto che sono costretto a casa. Ok, da Twitch ci dicono molto preparati gli ospiti questa sera, complimenti, quindi vi giro i complimenti che vi stanno facendo. E l'ospite numero 3, Maddalena, parlaci un po' del tuo libro. Ciao a tutti, intanto chi ci sta seguendo. Allora, io oggi ho portato Giulio Zucca con il suo secondo romanzo, nel 2011 Venivamo tutte per mare. È un romanzo che è un romanzo corale, allora, è l'unica informazione tecnica che vi lascio, nel senso che non c'è un soggetto, ma il soggetto è un noi, un gruppo di donne che parte dal Giappone per andare a sposarsi, diciamo, con degli immigrati, sempre giapponesi, in America. Allora, la vicenda logicamente racconta di questo viaggio e del loro arrivo in America, però diciamo che ho deciso di presentare questo libro principalmente per tre motivi. Il primo è per una specie di lotta al razzismo che viene fatta dall'interno, quindi al posto delle solite, diciamo, lotte contro le discriminazioni, si sente proprio in primo piano come vivono il razzismo queste giovani donne anche dai 13 anni, quindi bambine, non possiamo chiamarle donne, e fino alla loro crescita, al loro ruolo nella società americana, e siamo negli anni della Seconda Guerra Mondiale. Quindi un'epoca già molto fragile e difficile da affrontare. E il secondo punto è invece il trasferimento del dolore, come l'ho voluto sintetizzare, ovvero riescono a trapassare tramite, cioè l'autrice è riuscita a trapassare tramite le parole il dolore di queste giovani donne. E anche questo, diciamo che è un libro che consiglierei agli empatici, ma anche a quelli che vogliono sperimentare delle emozioni leggendo un libro. Il terzo motivo, che è il principale, è per la metafora che sta dietro a questo testo. Perché nel momento in cui decidono di sposarsi con questi immigrati giapponesi solamente per speranza di vita migliore, un po' quella che è l'idea degli immigrati di oggi, loro si adattano alle condizioni in cui si ritrovano, quindi anche stuprate e violentate dai loro mariti e con delle condizioni di vita che non erano quelle che poi in realtà speravano.
La metafora perché? Perché alla fine oggi penso nella società attuale ognuno di noi in qualche modo è costretto a dei comportamenti piuttosto che ad accettare le sue condizioni anche se non sono la propria scelta, non è quello che voleva per se stesso. E come diceva Francesco nelle nostre riflessioni, alla fine con le costrizioni sociali in cui siamo vincolati, secondo me può essere utile, come è un libro molto veloce, quindi in un pomeriggio ve lo mangiate, però è utile per delle riflessioni molto più profonde, almeno per me è stato così, quindi lo consiglio. Ok, grazie Maddalena, un libro impegnativo direi. E, ho una domanda, questo libro ti ha insegnato qualcosa? Qual è stato per te l'insegnamento di questo libro? Beh, insegnamento è difficile da definire, piuttosto sono delle riflessioni che può spingere a fare. Ok, ti ha motivato, ti ha dato una qualche motivazione, siccome insomma so che tu hai fatto un certo percorso di studi, ho visto un possibile collegamento tra i fatti raccontati dal libro e quello che magari tu un domani potresti fare nel mondo del lavoro, però forse mi sbaglio. Beh, allora sì, beh, sono di sicuro interessata all'ambito internazionale e all'ambito di quello che diciamo è dei diritti umani. Poi sullo specifico non è facile trattare vicende come questa, anche perché si spera che siano fenomeni relegati al passato, anche se purtroppo la condizione nella realtà di alcune società non è diciamo il massimo. Chiaro. Di quello che si possa immaginare, però sì, ci potrebbe essere uno sfondo poi da applicare diciamo ai miei studi, alle mie ricerche, più che a un lavoro concreto effettivo. Chiaro. Allora un grosso in bocca al lupo per i tuoi studi, Maddalena, ti ringraziamo e passiamo al prossimo intervento. Allora vi aggiorno che abbiamo ben 14 spettatori su Twitch, non pensavo ne avremmo avuti così tanti. E domande serie non ce ne sono, c'è solo una domanda stupida di tuo cugino. E allora il prossimo è Pietro Faggioni, lo vedete in basso a sinistra. Pietro, allora sono già le 21. Ciao Francesco. Ciao. Dai, tutto bene. Allora sono già le 21:39, la mia idea era di chiudere in mezz'ora, ma direi che la presentazione sta filando via bella veloce. E comunque, vai Pietro, lascio la parola a te, parlaci del tuo libro. Allora, io non mi sento così molto preparato come gli altri ospiti di stasera, quindi non mi sono neanche in realtà preparato proprio un discorso strutturato. E diciamo che il libro che porto questa sera è... potrebbe anche essere risultare banale. Speriamo di aver risolto il problema tecnico. Ci siamo lasciati con Pietro. Abbiamo una nuova ospite che adesso cacciamo dalla chiamata perché non è in scaletta. Scusa Giulia, vaglielo a spiegare te adesso. Vabbè, vai Pietro, parlaci del tuo libro allora. Allora, il libro è La guida galattica per autostoppisti, che purtroppo non ho qui perché è un libro che ho letto un po' di tempo fa, quindi purtroppo non ho la copertina. Mi si sente bene? Si capisce tutto? Sì, 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 sì. Ok, come dicevo è un libro che appartiene al genere dello humor, del nonsense. È un libro totalmente senza regole, sia nella narrazione, nel tipo di mondo che viene creato, e che tuttavia nel suo nonsense tocca diverse tematiche e prende in giro, fa satira su diverse tematiche, su diversi aspetti della società e del comportamento umano. La storia
parla di un uomo, di un personaggio che scopre di aver fatto amicizia con un alieno, che si chiama Perfect, e il romanzo inizia con la distruzione della Terra. Quindi un po' tutto gira e ruota intorno a questa guida galattica per autostoppisti. Ovviamente i due personaggi si salvano facendo autostop intergalattico. E un po' tutto, anche il libro, si appunto gira intorno a questa guida galattica per autostoppisti, che spiega in maniere incomprensibili e incredibili delle verità totalmente insensate dell'universo. Che altro dire? Allora, io ho visto il film e mi è venuta voglia di leggere il libro. Mi consigli di leggere il libro? Hai visto anche tu il film? Direi assolutamente di sì, perché il film prende, secondo me, unicamente il lato più infantile e, diciamo, televisivo del libro. Riprende, sì, proprio solo la trama, mentre è un po' tutto la modalità in cui succedono le cose che rende il libro veramente divertente, tant'è che da questo libro un po' si è creata una nicchia di fan anche che prendono vari concetti e vari accadimenti del libro. Vedendo un po' le facce, forse qualcuno l'ha già letto, lo conosce già, però... Qualcuno l'ha già letto? Matteo l'ha già letto? Potevo... Ma questo è castronato. Diciamo, è un libro che è anche un po' particolare, perché non è nato come un libro, ma è nato come è il riadattamento di un romanzo radio che è stato trasmesso alla fine degli anni, a metà degli anni 70, fine degli anni 70. Prende, secondo me, molto chiaro l'identità dell'autore e il suo modo di pensare, i suoi modi di pensare, sì. Appunto, è un po' di... Allora, Pietro, spiegare come trama, quindi vi consiglierei di leggerlo. Allora, Pietro, c'è stato qualche altro problema audio, però il messaggio è arrivato. E grazie, sì, grazie per aver portato questo libro. E lasciamo la parola a Gianluca, che direi ci presenta l'ultimo libro. Poi magari, se abbiamo qualche domanda nel finale, poi salutiamo i nostri amici di Twitch. Però la Periscope continua e... Niente, tutte le persone che ci stanno guardando su Twitch, se vogliono entrare in Aperiskype libero, possono farlo una volta che è finita la diretta. Vai Gianluca, parlaci del tuo libro. Ciao a tutti, io questa sera vi parlo di turismo di massa e usura nel mondo. Probabilmente è un po' sfocato, però di così non posso fare niente. È un libro di Rodolphe Christine, che è un francese, ed è edito da Eleutera. E è un libro che parla, fa un po' il confronto tra il turismo di massa, okay, e il viaggiatore. Appunto raffronta il turismo di massa, lo paragona alla capitalizzazione della bellezza del mondo. Sì. Mentre il viaggiatore, che è l'originario turista, il viaggiatore è colui che si muove per necessità. Il turista, diversamente, si muove per dimenticare, con un obiettivo di evasione dalla quotidianità, mentre il viaggiatore viaggiava per scoprire, per immergersi nelle realtà che trovava. Inoltre, il turismo, l'industria del turismo trasforma la natura in oggetto per venderla, diciamo, come servizio al cliente turista,
quando invece il viaggiatore usava la natura come sostentamento durante il suo viaggio. Fa anche un paragone con il turismo sessuale, dove analizza che il turista va in un luogo lontano per esaudire dei suoi desideri che non è riuscito, che non riesce a soddisfarle nella sua quotidianità. Fa anche un'analisi sull'impronta ecologica del turismo di massa, e a me ha colpito perché io mi ritengo un viaggiatore, nel senso che io il viaggio me lo organizzo al 100%, non ho mai comprato un viaggio che abbia il volo e la sistemazione compresa insieme, e mi ritenevo viaggiatore, ma ho scoperto che alcune offerte legate al mondo, al mercato del viaggiatore, che non è il mercato del turista, alcune offerte economiche del mondo del viaggiatore appartengono comunque all'industria del turismo, e quindi il viaggiatore vero è quello che inizia a scoprire la storia del luogo che ha vicino a dove vive. Quindi, è un libretto semplice, perché è un libretto di 130 pagine. Fai rivedere il titolo. Colino, il titolo è Turismo di massa e usura del mondo. Forse così lo vedete. Aspetta un secondo. Meglio. State sul pezzo. Beh, che arrivo. Intanto ho scritto il titolo su Twitch. Eccolo qua, forse... Okay. Sì. Adesso lo vedete meglio. Sì, perfetto. Turismo di massa e usura del mondo di Rodolphe Christine, è edito da Eleutera. È un po' difficile da trovare, proprio per questo, se volete, questo qui è in regalo. Dite a chi devo spedirlo, io lo spedisco. Lo spediamo. E Gianluca, volevo anche a te volevo fare una domanda che poi di cui hai già dato la risposta. Volevo sapere se questo libro ti aveva ispirato in uno dei tuoi viaggi in particolare, o se ti ha ispirato a questo punto un modo di essere turista diverso da quello che eri prima. Sì, allora, sicuramente mi ha ispirato un modo di essere viaggiatore dal turista che sì. Potevo essere prima, e non ha cambiato per ora il mio modo di viaggiare, ma mi ha fatto sorgere alcune domande che pensavo di non rientrare in una categoria, diciamo, di cliente dell'industria del turismo, e invece per alcuni aspetti anche non ci rende conto, però si può cascare dentro a questo meccanismo. Faccio un piccolo esempio: nel viaggio il viaggiatore era disconnesso dal mondo da cui partiva, mentre il turista è iperconnesso col mondo da quale parte. È vero. E a volte è proprio questo cordone ombelicale che ci portiamo dietro che in realtà rende vano ogni tentativo di fare veramente un'esperienza di viaggio. Quando vivi isolato e ti cali veramente nella nuova realtà, è lì che ti senti viaggiatore, lì che ti senti arricchito, almeno questa è la mia esperienza. Concordo pienamente. Mi ritrovo nelle tue parole. Allora ragazzi, sono le 21:53. Allora io questa chiacchierata la continuerei, però direi che per esigenze di palinsesto dobbiamo interrompere la trasmissione live su Twitch. Quindi salutiamo formalmente tutti i nostri amici che ci hanno seguito fino ad ora. Questo video lo lasciamo online su Twitch. Io vi ringrazio tantissimo, è stato bellissimo. Ci sono altre persone che hanno altri libri di cui vogliono parlare, che parteciperanno probabilmente nelle prossime puntate, se ci saranno. È tutta una cosa in fieri, quindi vedremo un po' come saremo quando ci rivedremo. Grazie a tutti. Leggete tanto. Ciao, buona lettura. Music is the answer to the song.